farà discutere ed è destinata a scuotere la politica la frase pronunciata dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, durante la cerimonia di posa delle pietre d'inciampo con i nomi di 6 vittime della Shoah. Giordani, nel suo intervento ufficiale, ha dichiarato senza mezzi termini che c'è una agghiacciante similitudine tra quello che è accaduto nel secolo scorso e le vicende che oggi vedono morire nel Mediterraneo migliaia di persone, una similitudine ribadita anche dal presidente della comunità ebraica di Padova. Questi morti nel Mediterraneo che sono diventati una tomba sono appunto senza nome e senza storia. La storia in forme diverse, indubbiamente in contesti diversi, tragicamente si ripete e noi insomma, dobbiamo cercare di imparare la lezione, però evidentemente non riusciamo. Memoria e non dimenticare sono le parole più usate quando si parla della persecuzione subita dagli ebrei e delle deportazioni. Anche a Padova ci furono violenze e rastrellamenti, in pochi tornarono dai campi di sterminio. Le pietre d'inciampo, create dall'artista Gunther Demnig, sono state poste davanti alle abitazioni di 2 famiglie ebree, i Parenzo e i Ducci. Raccontare le storie di queste persone, di dar loro un'identità, quando nei campi erano ridotte ad un numero e venivano chiamate. La memoria è molto importante e queste persone diciamo vivono proprio perché noi continuiamo a ricordarle. Le loro storie sono state riassunte dagli studenti delle scuole superiori di Padova, per tutti lo stesso dramma, l'irruzione della polizia nelle case, l'arresto, la deportazione e più il racconto è duro e crudele, più abbiamo il dovere morale di non dimenticare, lo dobbiamo alle generazioni future.